È vero che su questo modello di donna, però, al di là di come ognuno di noi la pensi, nel PDL in particolare, e al Cavaliere, ha saputo scegliere delle donne anche di bella presenza. Il punto, però, che le vorrei chiedere è questo: è un'esigenza del capo del governo e del capo della coalizione, o si fa perché piace agli elettori, secondo lei, Santanchè? Perché Ma è non inutile è negarlo che questo un'esigenza, esiste, insomma. cioè, non è che un'esigenza, è quando si riesce, voglio dire, a trovare delle donne piacevoli che abbiano poi anche l'intelligenza, la passione, il credo politico, diciamo, non è più un ostacolo, ecco, non dobbiamo più essere modello Rosy Bindi per fare politica. Devo dire che c'è stato uno sdoganamento, io però non voglio togliere niente a Berlusconi, ma io sono diventata deputato e prima donna relatrice della legge finanziaria con un capo che si chiamava Gianfranco Fini, non si chiamava Berlusconi, e portavo già i tacchi a spillo, mi truccavo, i capelli lunghi e perché no, anche degli abiti, voglio dire, molto femminili, per cui che voi adesso vogliate vedere in Berlusconi anche questa cosa qua, trovo che siete un po' fuori tempo. No, non è che io voglia trovare, la domanda che le ho fatto è questa: dato che è innegabile che ci sia un riferimento, una preferenza per donne che hanno anche questo aspetto, insomma, quest'arma in più, mi chiedevo se, secondo il suo punto di vista, è un'esigenza che poi rende dal punto di vista anche delle urne, cioè voglio dire, alla gente piace e quindi è giusto puntare su questo anche dal Ma punto di guardi, le vista do un dato elettorale, oppure no? scientifico. Sì. È uscito poco tempo fa una ricerca dell'Università di Palo Alto che ha fatto un test e ha Sì. studiato il fenomeno da un punto di vista psicologico e cosa è emerso? È emerso che alle donne di aspetto piacevole si dedica più attenzione rispetto alle donne di un aspetto meno gradevole. Perché vede, non essendo, avendo superato quel retaggio culturale di Platone, oggi il corpo è il nostro biglietto da visita, è il catturare l'attenzione e poter avere una via privilegiata per essere ascoltate. Poi certo che se la bellezza non è accompagnata dall'intelligenza svanisce perché è la raccomandata a tempo, con tempi di scadenza molto veloci. Però voglio dire, anche Obama nella campagna elettorale americana, se lei si ricorda, ha usato questo concetto. Allora, siccome oggi la politica deve essere consenso, no? Obama l'ha fatto al maschile, ha usato la sua fisicità, ha usato il fatto di essere un bell'uomo, prestante, atletico, con il cosiddetto physique du rôle, e ne ha fatto un'operazione di marketing Sì, politico. questo Io è mi indubbio. stupisco perché quando si parla di donne si trova che ha i tacchi a spillo, ma come le ho dimostrato è evidente che si ha maggiore attenzione, Però però lei poi è tutto effimero, mi Sebastiano. parlava dall'altra parte di un modello Bindi. Non è molto corretto, forse anche da parte sua, no? Tra No, l'altro, guarda, lei io le voglio è molto ricordare una migliorata come cosa, immagine, no, le Rosy voglio Bindi. solo dire una Sì. cosa, siccome io appartengo già per certi aspetti alla preistoria del Parlamento italiano, quando io sono diventata deputato, non 25 anni fa, ma nel 2001, ero l'unica con i tacchi a spillo e le assicuro che mi sentivo, non so se lei è padre, ma ha mai portato i suoi figli No. allo zoo a vedere l'orso bruno, mi venivano a vedere perché io ero quell'animale strano che non si capiva come mai ero arrivata al Parlamento italiano, perché oggi dove ci sono molti tacchi 10, nel 2001 ce n'era uno solo che era il mio. Quindi voglio dire, È stata ho un'anticipatrice in qualche modo. no, ma ho vissuto su di me questa curiosità, questa non consuetudine, questa non abitudine ed eravamo nel 2001, quindi eravamo già nel terzo millennio, ma eravamo entrati ancora con le categorie del secondo. Vabbè, Cioè non sulla è che Bindi una però non donna mi risponde. impegnata deve essere brutta, cioè ma chi l'ha detto? Ah, nessuno. No, ma sulla Bindi non mi vuole rispondere. Non ha cambiato un po' Ma l'immagine, è sulla Bindi cosa migliorata. vuole che le dica? Non è che le posso dire che è bella la Bindi, è una donna che io stimo, che ha grande passione politica e poi che No, non è ma no, bella è un no, no, dato ma non la oggettivo. bellezza, parliamo anche dell'immagine, no? La capacità di avere un'immagine piacevole. Su questo, insomma, mi Su sembra di questo poter cosa? dire. Insomma cosa? Su questo cosa? Qual è il problema? Che la Bindi non è bella, non è un problema, non è nata così, è così No, e no, ha fatto è lei che ha fatto carriera. riferimento.
No, ho detto il modello non è più il modello Bindi, che è stato in questo paese per molti anni. Il modello non è più Nilde Iotti, anche se Nilde Iotti, voglio dire, è stata la prima amante, e forse ha fatto il presidente della Camera perché era l'amante di Togliatti. Allora, se parliamo di modelli che ci siamo stupiti dei comportamenti di oggi, cioè Nilde Iotti era l'amante di Togliatti ed è diventata presidente della Camera. Cosa diciamo? Che la Iotti era un escort? Non credo. Era semplicemente una donna innamorata del capo del Partito Comunista e poi è diventata presidente della Camera. Con tutto ciò, grande rispetto per Nilde Iotti. Però oggi, se ci fossero quei giornalisti, quegli intellettuali così sofisticati di sinistra, cosa direbbero di Nilde Iotti che diventa presidente della Camera perché è la donna del capo? Allora di che parliamo, scusi? No, no, infatti, di che parliamo? La domanda era su Rosi Bindi, però volevo sapere se secondo lei era migliorata l'immagine di Rosi Bindi, perché insomma mi sembra che avesse fatto degli sforzi in quel senso, proprio per migliorare la sua immagine, non la bellezza. Scusi? Non ho capito, sembrava? Per migliorare l'immagine Rosi Bindi, credo che ultimamente abbia fatto degli sforzi proprio per, diciamo, in ordine agli argomenti di cui stiamo parlando. È quello che volevo, una conferma da lei, insomma. Ecco. Che però non arriva. Iotti rimane un politico capace, intelligente sicuramente, con idee naturalmente diverse dalla mia, ma grazie a Dio, perché non sono per l'unicità delle idee e del pensiero. Vorrei ancora farle una domanda invece, questa più di attualità, perché lei insieme a, credo, almeno così dicono i giornali, Dell'Utri, Michela Brambilla e Valducci, avete avuto l'incarico di organizzare sul territorio queste benedette squadre della libertà. Qualcuno chiede prima di tutto di cambiare nome, perché il termine squadre richiama altre cose del passato non proprio piacevoli, no? Di che incarico si tratta? Perché sappiamo che ci sono i promotori della libertà, ci sono altre reti, altri circoli. Semplicemente abbiamo fatto una riunione dove si è deciso di avere un'organizzazione più territoriale, più capillare del popolo della libertà. E quindi in tal senso stiamo lavorando. Ci sarà il coinvolgimento di moltissime persone, di tutti gli amministratori locali, dei sindaci, degli assessori e di tutti quanti, perché vogliamo organizzare bene il partito sul territorio, semplicemente questo. E com'è questa squadra? Ben assortita, diciamo, sono quattro nomi anche molto lontani tra loro, no? Ma guardi, non siamo solo noi quattro, allargheremo, ce ne saranno tanti altri, abbiamo un'altra riunione il 2 di settembre per lavorare, ma sì. Non siamo per chiudere, siamo per aprire, per cui adesso la prima riunione c'eravamo noi, allargheremo assolutamente ad altri, perché il convergimento. Cioè, la politica prima di Berlusconi era una casta che cercava di chiudersi a riccio. L'avvento di Berlusconi invece apre e vogliamo aprire a tanti italiani che hanno la passione della politica, sì, e che non hanno avuto ancora la possibilità di entrare. Lei dice di aprire, noi però abbiamo avuto ieri Giovanardi, che in rappresentanza di una pattuglia di una decina di onorevoli e Rotondi e anche altri, dice che loro non sono stati invitati al vertice del PDL e sono rimasti un po' sorpresi di questa esclusione. Risposta che posso dare io, mi dispiace, io peraltro sono qua a Cortina, stasera un dibattito pubblico politico col ministro Rotondi. Ecco, magari ho l'occasione per un chiarimento. Sì. Sì, ma vede, non bisogna, io credo che in un momento come questo, sì, non bisogna tirare per la giacchetta il Presidente del Consiglio per alzare il prezzo, bisogna invece essere un solo uomo e cercare di attuare quel programma di governo che gli elettori vogliono, che dobbiamo cambiare questo paese, migliorare la qualità della vita degli italiani, per cui non si tratta di protagonismi o di personalismi. Ma loro non vorrebbero essere un solo uomo, solo che sono rimasti fuori, quindi Ma non sono rimasti fuori da niente, come le dicevo pochi secondi fa. Questa è una squadra che parte, che si allarga e che vuole coinvolgere tutti, e per cui ci mancherebbe altro che il ministro Rotondi e il sottosegretario Giovanardi non ne facessero parte. Fanno parte del governo, faranno parte dell'organizzazione. Stasera, visto che nel dibattito casualmente capita che ci sia anche Rotondi, insomma, magari una promessa in questo senso si può fare. Un chiarimento pubblico, guardi, siamo in onda su Sky, ci siete anche voi, credo. Perfetto, quindi. Sì.
sì. Avrete tutte le risposte dal ministro Rotondi. Va bene, grazie. Allora, onorevole Santacchi, buona serata. Arrivederci.